5 medaglie internazionali per il centro Taekwondo Arezzo. Allora, un'altra bella soddisfazione, e l'anno è iniziato benissimo. È iniziato, possiamo dire, nel migliore dei modi, con 5 medaglie internazionali, 2 d'argento e 3 di bronzo. Venerdì scorso siamo partiti per questo grande campionato a Brescia, che ha visto partecipare oltre 10 nazioni di tutta Europa, 1600 atleti e 169 società. E fino al sabato si era in classifica come quindicesimi in tutta Italia. Poi invece sabato abbiamo sfoggiato gli altri 5 atleti, quelli più grandi, e purtroppo abbiamo portato su 5 atleti soltanto 2 medaglie. Dico soltanto perché abbiamo fatto una preparazione veramente di altissimo livello e diciamo che, nonostante siamo veramente soddisfatti, ci aspettavamo un qualcosina in più. Ecco, immagino poi, insomma, al ritorno l'umore è altissimo. L'umore è altissimo, io ancora, scusate, ma sono ancora agitato e veramente, veramente, veramente contenti siamo. I ragazzi hanno risposto bene all'evento, è stato veramente un parterre internazionale di altissimo livello, lo voglio proprio sottolineare. Diciamo che i ragazzi all'inizio erano molto agitati, qualcuno ha fatto qualche lacrimuccia prima di entrare sul tatami, però si sono muniti di santo coraggio, come si dice ad Arezzo, e hanno affrontato veramente con coraggio, nel migliore dei modi, questa loro sfida, portando a casa veramente delle medaglie che, a prescindere che non abbiamo portato l'oro, ma veramente valgono veramente l'oro, e hanno un peso veramente importante anche per la città, visto che sono state le prime medaglie internazionali ad arrivare ad Arezzo. Quindi, insomma, è una realtà questa che sta crescendo di anno in anno e da età sempre più giovani, piccoli. Sempre più giovani, noi ricordiamo che prendiamo i bambini dai 5 anni in su, e veramente nella squadra che abbiamo portato su c'erano 5 ragazzi sotto i 10 anni e gli altri 5 sopra, dai 10 ai 13 anni. I bambini hanno superato gli adulti nel medagliere e anche nelle prestazioni, hanno fatto veramente un capolavoro nei combattimenti. Siamo veramente soddisfatti e fiduciosi, e questo mi dà anche fiducia a me nell'inseguire la strada che sto percorrendo, perché sai, a volte non sempre siamo sicuri di andare nella direzione giusta, e quindi la gara, oltre la medaglia e i successi che abbiamo portato, ci dà conferma del lavoro svolto in palestra.